Ancora buonasera, di nuovo ben ritrovati. Edizione sportiva del TG di Teletruria. Domani, domenica, sulla nostra emittente con inizio alle 22:30 andrà in onda lo speciale Un anno targato Arezzo dedicato alla squadra Amaranto. Il programma è curato da Luigi Alberti. Questa sera vi proponiamo una breve sintesi. Tre momenti cult del 2023 Amaranto, un anno straordinario caratterizzato dalla vittoria nel campionato e dal ritorno in Serie C, celebrando nella maniera migliore il centenario della fondazione. La sintesi inizia dalla vittoria di Livorno, un successo che mancava da mezzo secolo, punteggio che parla da solo e fotografa una giornata indimenticabile. La vittoria con la Pianese che certifica il ritorno in Serie C, gioia irrefrenabile al termine con tutta la squadra presidente in testa che abbraccia la Torcida Amaranto. La vittoria nel derby con il Perugia, serata indimenticabile che ha avuto il merito di cancellare qualche incertezza di troppo nel girone di andata. Sul podio va pure la premiata ditta Indiani Giovannini, senza mai dimenticare Cutolo. L'abbraccio dopo la vittoria con il Perugia è stato significativo. Il gesto tecnico più bello? Ce ne sono stati tanti e Gucci merita l'Oscar con la rete di Sassari. Merita rivederla. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, dunque lo speciale domani sera su Teletruria. E intanto la Sangiovannese comunica di aver concluso l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Samuele Sacchini. La società ringrazia Sacchini per l'impegno dimostrato nelle 66 presenze in azzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Gioele Meoni, figlio dell'indimenticato Fabrizio Meoni, sarà regolarmente al via alla prossima edizione della Dakar, nonostante l'infortunio dei mesi scorsi. Quando la gara scatterà il 5 gennaio in Arabia Saudita, farà un certo effetto vedere ancora il cognome Meoni nella lista dei partecipanti. Sarà un impegno duro per Gioele, che ha detto che finire la Dakar sarebbe già un grande obiettivo. Gioele infatti correrà in autonomia, senza meccanico e gestendo completamente da solo la sua moto, e lo farà per beneficenza. Ricordiamo il suo progetto Dakar for Dakar, per costruire una nuova scuola in Africa con la fondazione che porta proprio il nome del padre, la fondazione Fabrizio Meoni Onlus. E noi passiamo ora al volley femminile. Sansepolcro ha ospitato il consueto trofeo riservato alle giovani atlete, 3 giorni di incontri e poi le finali, i particolari in questo servizio. Si è concluso al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro il tradizionale torneo di fine anno organizzato dalla New Volley Borgo Sansepolcro. Hanno partecipato in questo fine 2023 la New Volley Borgo Sansepolcro, la GKS Santa Sofia, la Oricar Battipagliese Volley, la Folgore San Miniato e la formazione del Capolona Subbiano Pallavolo. 5 formazioni che si sono sfidate in un mini torneo under 14 femminile. La finale è stata partecipata e molto intensa. La partita è stata giocata dalle giovanissime ragazzine a ritmo serrato ed è stata giocata tra le ragazze della Folgore Pallavolo San Miniato e quelle della Battipagliese Volley. Scambi lunghi e intensi, nessuna delle due squadre si è risparmiata, dimostrando di saper giocare una buona pallavolo nonostante la giovanissima età. Presente negli spalti anche una bella tifoseria a sostenere tutte le ragazze in campo. La finale è stata vinta dalla compagine toscana della Folgore Pallavolo San Miniato per 2-0, ma tanti complimenti vanno anche alle altre ragazze della Battipagliese e a tutte quelle che hanno partecipato al torneo di fine anno.
Più di 220 iscritti per il Capodanno di corsa, una delle prime gare podistiche del nuovo anno in Toscana, un grande evento di sport e divertimento. Lunedì 1 gennaio si svolgerà la 47esima edizione della gara organizzata dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione Ezio Bianchi, in collaborazione con l'Atletica San Giovannese e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. La partenza sarà alle 10.30 da Piazza Cavour di fronte Palazzo d'Arnolfo, con il sindaco Valentina Vadi a dare il via alla competizione. Ai primi 250 iscritti alla gara sarà riservato un piatto artistico, simbolo proprio del Capodanno di corsa, e un pacco alimentare, mentre agli iscritti dal 251esimo in poi un pacco alimentare. E con il Capodanno di corsa termina anche l'edizione sportiva del TG di Teletruria. Vi ringraziamo ancora per averci scelto per la vostra informazione quotidiana.